Avevamo detto che era presentata in queste settimane, ci hanno fatto un parole, abbiamo vinto due domeniche fa, il lunedì è stato il giorno, come dire, dei festeggiamenti, dal martedì abbiamo cominciato a incontrarci per costruire la squadra e oggi la presentiamo. Sappiamo che veniamo da un percorso unitario molto forte ed è un percorso che si ritrova in questa squadra e saprà mantenere lo spirito che ha caratterizzato la campagna elettorale e saprà mantenere le promesse che stanno nel nostro programma e che saprà fare squadra, come abbiamo dimostrato nei mesi che hanno anticipato questo risultato. Il dialogo e il confronto rimangono non soltanto dentro la giunta e dentro la coalizione la chiave del successo che abbiamo raccolto, ma rimarranno anche nei confronti della cittadinanza. Quello che ho chiesto agli assessori e all'assessore è stato da subito la voglia e la capacità di aprirsi non soltanto ai settori ma alla città. Questo ci è stato chiesto durante la campagna elettorale e questo dovremo fare con grande responsabilità. Io ringrazio gli assessori e l'assessore che hanno dato disponibilità ad entrare in giunta, perché la giunta è un ruolo di grande responsabilità e di grande difficoltà. È un ruolo dove occorre prendere decisioni, dove si entra in una dimensione che oltre che politica è amministrativa e quindi devi dare delle risposte concrete, e le persone che sono sedute con me a questo tavolo sono oggi le persone adatte per darle alla nostra città. Sappiamo che parte un progetto nuovo, io questo l'ho sempre detto fin dal momento della mia candidatura e credo che drasticamente questo progetto sia oggi rappresentato qua attorno a me. Sappiamo che si volta una pagina, come sempre accade quando si entra in una strada nuova, bisogna cominciare a lavorare col massimo impegno per agire immediatamente su quelli che sono i problemi. Ma questo ci dà grande entusiasmo e grande energia. Quella che ho visto negli occhi e nelle parole dell'assessore e degli assessori quando stamattina ci siamo incontrati prima di venire qui in conferenza stampa. Noi rappresentiamo una coalizione che nei fatti manterrà nella sua vitalità la capacità di dialogo e discussione per governare la città e oggi ci apprestiamo a iniziare un mandato amministrativo che ci porta verso un periodo non facile, lo sappiamo, perché ci aspetta un autunno complesso e cominceremo fin da subito a mettere in campo le misure che ci permetteranno di affrontarlo nel modo più solido possibile. Competenza e affidabilità sono state parole che abbiamo ripetuto spesso in questa campagna elettorale, sono state parole che ci sono state anche dette dai nostri interlocutori, sono state parole che oggi abitano questa giunta e la responsabilità che ci prendiamo verso la città. Io ho ora il piacere di leggere i nomi e tecniche degli assessori e parto dal vice sindaco Lorenzo Attaceto, con delega cultura, turismo, società partecipate, personale, progetti europei, benessere animale. L'assessore alla comunità giovanile Beatrice Aimi, con delega all'osservatorio sul benessere giovanile, intercultura e intergenerazionalità. L'assessore ai servizi educativi e transizione digitale Caterina Bonetti, con delega a formazione professionale, sistema bibliotecario, diritti e pari opportunità, servizi materiali, rapporti con il terzo settore. L'assessore alla sostenibilità ambientale, energetica e alla mobilità Gianluca Borghi, con delega a gestione dei fiumi, città carbon neutral, sicurezza idraulica, gestione delle risorse idriche, decoro urbano, attività estrattive e politica agricola. L'assessore a bilancio sport Marco Bosi, con delega a Città Creativa UNESCO, servizi demografici ed elettorale, contratti e gare, tributi, patrimonio, statistica, economato e avvocatura. L'assessore alle politiche sociali, Ettore Brianti, con delega a emergenza abitativa, welfare di comunità, contrasto alle povertà e alle fragilità, politiche per la salute. L'assessore ai lavori pubblici e legalità, Francesco De Vanna, con delega a sicurezza dei cittadini, integrazione, politiche del lavoro, manutenzione, verde pubblico, sicurezza sismica. L'assessora alla partecipazione, associazionismo e quartieri, Daria Jacopozzi, con delega a comunità religiose, autonomastica, cooperazione internazionale e pace. Sapete che questa delega alla pace è stato uno dei temi toccati durante la
si è chiesto l'impegno degli allora 12 candidati sindaci di inserirla all'interno delle deleghe previste. Assessore alla rigenerazione urbana Chiara Vernizzi, con delega alla pianificazione urbanistica, alle attività economiche, pianificazione per il commercio e edilizia privata. Tutti gli assessori, sindaco compreso, hanno la delega al trattamento sanitario obbligatorio, ce la spieghiamo non per voi stessi, ma la delega che dobbiamo tutti poter avere per firmare quella che in realtà è una cosa purtroppo serissima che riguarda le nostre comunità. Io come sindaco ho ottenuto la delega a protezione civile, a rapporti con l'università e al progetto Nuova Linea Turistica, che è un progetto strategico di cui abbiamo molto parlato durante la campagna elettorale. Allora, per economia di tempo, gli assessori e l'assessore hanno già parlato con i media, voi in cartella stampa avete i loro curriculum, abbiamo deciso che in questa conferenza stampa sarebbero stati presentati dal sindaco, quindi vi faccio carico io dei discorsi di introduzione, che sono però condivisi nello spirito da tutta la squadra. Sono davvero molto grato, sono grato ai tanti consiglieri, candidati consiglieri, attivisti, di tanti che hanno scelto di venire stamattina ad accogliere e ad abbracciare la nuova giunta, perché questa è la giunta che lavora nell'interesse di tutta la città. Non è la giunta di una sola parte politica, è una giunta che sa che deve farsi carico degli interessi ampi dell'intera città. Io spero che il clima con il quale è stata costruita questa giunta e che pervade il nostro modo di lavorare, lo dirò al primo consiglio comunale, possa essere anche il clima di scambio franco, leale, di confronto, e in questi banchi vedrà maggioranza e opposizione confrontarsi per i prossimi 5 anni. Quindi grazie della vostra partecipazione, noi ci mettiamo immediatamente al lavoro trasferendoci già adesso nella sala della giunta. Grazie a tutti, buona giornata.